pensa che fosse un posto dove tutti riconoscono, addirittura si spostano per venire a vedere, degli ospiti internazionali e nazionali, e si possono fare dei dibattiti, delle conoscenze, in quel senso lì è molto molto bello, molto, mi fa molto piacere. Io credo che il cinema può avere un ruolo straordinario di aiutare a capire la realtà. Purtroppo il cinema italiano oggi è tutto in un'altra direzione. La tendenza dominante è la commedia giovanilistica, diciamo, che non mi convince e mi addolora molto. Però ci sono buoni sintomi per una rinascita del cinema come fatto artistico, come fatto culturale, come fatto sociale. Beh, adesso siamo in grande attesa dell'arrivo di Isabella Ferrari, la protagonista del cinema italiano della 18ª edizione. Sicuramente questo è uno dei momenti più importanti, e per poi arrivare al premio Mario Verdone, quindi con i fratelli Carlo, Luca e Silvia, che annunceranno il vincitore appunto del premio Mario Verdone 2017. Direi anche una chiusura in grande stile, per cui da Londra verrà appositamente a Lecce Stephen Frears, altro protagonista del cinema europeo che seguirà appunto la cerimonia di premiazione della 18ª edizione.